Quindi un altro punto in cui viene realizzata la censura è in questi router che si trovano al confine tra reti di nazioni diverse. Quello là più banale, abbiamo detto, è il blocco dell'indirizzo IP. Avete già visto questa slide, e questa assomiglia alle tecniche che vengono utilizzate di firewalling per assicurare un certo livello di sicurezza per le reti private. Quindi c'è una rete interna, in questo caso però purtroppo è una rete censurata invece di essere la rete dell'organizzazione o della casa che si vuole proteggere, e poi c'è una rete esterna che potrebbe essere quella là da cui vengono le minacce, invece qui è quella là da cui vengono le informazioni. E quindi quello là, le stesse tecnologie che venivano utilizzate per bloccare gli accessi malevoli vengono praticamente semplicemente utilizzate per bloccare l'accesso alle informazioni, e possono funzionare sia da un lato che dall'altro, quindi o impedire di fare delle richieste, accedere dei servizi, o impedire che il risultato di questi accessi possa arrivare. Queste tecniche di censura basate su IP, ricordate quella serie di etichette che venivano messe per ogni messaggio? IP è quella là più esterna, è quella più facilmente leggibile dai router. I dispositivi che si passano i pacchetti devono sempre poter leggere questa informazione, quindi il censore è facilitato perché ha dei dispositivi che sono specializzati per fare quello, quindi costa molto poco dal loro punto di vista. Però c'è un problema: quando si blocca un indirizzo IP, un numero di telefono, vedete, è come ad una casa in cui ci sono tante persone che possono rispondere ad un telefono. Se io blocco il telefono, nessuna di quelle persone potrà rispondere, magari io volevo bloccarne una sola. Su un indirizzo IP sono normalmente ospitati diversi siti. Quando, se conoscete il meccanismo di hosting, si affitta, e si possono mettere più siti completamente differenti di proprietari differenti, però hanno lo stesso indirizzo IP. È possibile una cosa del genere? Quindi se io blocco su IP non posso andare a decidere poi quale di questi siti si vede e quale no, diventano tutti quanti irraggiungibili, e questo qua può causare proteste, e quindi è successo in passato, e quindi hanno cercato di migliorare la loro capacità. Questo qua è uno degli esempi più estremi di come si sono complicati i sistemi di censura. È un disegno schematico di come funziona la rete cinese. Quindi vedete, a destra ci sono i router che stanno alla frontiera, di cui vi dicevo. La cosa particolare, come succedeva, come è stato detto prima, in diversi paesi, c'è un controllo centralizzato. Quindi per come è fatta l'infrastruttura ci sono pochi collegamenti verso l'estero e sono tutti sotto controllo del governo, e quindi possono vedere, mettendosi proprio come se fosse una dogana sulla frontiera, avere tutte le informazioni che entrano ed escono, quindi hanno quel punto di controllo. Non solo, per poter gestire una grossa mole di traffico ci sono dei problemi anche di prestazioni, come vedremo dopo, e quindi hanno dovuto creare un sistema che permettesse di mettersi a spiare il traffico che passa. Sono questi nodi lì in alto, riescono a leggere e a processare il traffico mentre sta passando. Questa è un'infrastruttura relativamente costosa, però è stata effettivamente realizzata ed anche venduta ad altri paesi. Vediamo un altro sistema di censura poco più complicato. Abbiamo visto che il primo passaggio che avveniva per ogni comunicazione era la traduzione da il nome simbolico all'indirizzo numerico. Allora, se anche l'indirizzo numerico non è bloccato, abbiamo detto che su un solo indirizzo ci potevano essere molti siti, questi molti siti hanno dei nomi simbolici diversi, allora se io voglio essere più preciso nella censura e voglio bloccare soltanto un nome simbolico, posso andare ad agire su quel meccanismo che faceva la traduzione. Come funziona? Allora, normalmente, oppure quando il censore lo permette, ogni comunicazione passa attraverso queste fasi. Faccio prima una richiesta al DNS, ottengo l'indirizzo numerico, poi mi collego direttamente a quell'indirizzo numerico e ricevo la risposta. E questo qui è senza censura, cioè come dovrebbe essere normalmente, o quando il censore dice che ok, questo dominio, questo indirizzo può passare. Quando invece il censore
dice di no, succede una cosa interessante. Il DNS non fa il suo mestiere, ci risponde un indirizzo che è quello sbagliato. Non dovrebbe rispondere quell'indirizzo per come funzionano i protocolli, per come funzionano le leggi di internet, ma danno una risposta avvelenata. Cioè qualcosa di diverso. Che cos'è qualcosa di diverso? In realtà è un indirizzo di un altro computer, quello là controllato dal governo, e da lì, quindi io pensando di collegarmi al computer a cui volevo chiedere la pagina web, io mi sto collegando in realtà al computer del governo o sotto il controllo del governo, e lì possono succedere varie cose. Può semplicemente ignorarla, può generare un errore senza spiegarmi che cosa è successo, e questo è molto comune. Oppure può dare una pagina di blocco, come quelle là che abbiamo visto prima, in cui ci dice chiaramente, dice no, il tuo governo, io tuo governo ho deciso che non devi vedere questa informazione perché non è legale qua. E quello sarebbe il modo più trasparente per farlo sapere. Tra l'altro è il metodo che viene utilizzato anche in Italia, per esempio, per i siti di scommesse, lo vedremo. La cosa brutta, cioè di questo modo di fatto il contenuto vero è irraggiungibile, e molte volte l'utente non sa neanche che cosa è successo, perché quello che viene restituito è un errore di rete. Sì. Esatto. Questo qua è uno dei metodi, cioè ignorare la risposta che viene data, quella lì avvelenata, il che significa che io devo poter avere quell'informazione in qualche altro modo. Ci sono, e questo è uno dei metodi per aggirare la censura. Prego. Sì, normalmente sì. Cosa succede? È possibile, ci sono i cosiddetti, normalmente il DNS che usate è quello là che viene dato dal vostro fornitore di accesso a internet, quindi usate dei DNS standard, e questo è il modo con cui i fornitori di accesso ad internet, seguendo le imposizioni del governo o anticipandole per evitare problemi, succede anche questo. Quello che fa, vi altera il funzionamento normale legale del DNS, però se conosciamo degli indirizzi IP numerici, dobbiamo conoscere questo, di altri servizi DNS, c'è modo di utilizzare quegli altri per ottenere le nostre traduzioni. Che cosa è successo? È successo che sono stati messi degli altri meccanismi che o bloccano l'IP degli Open Resolver, oppure non importa a chi sto facendo la richiesta DNS, c'è un dispositivo che subito mi risponde con una risposta falsa. Non importa a chi lo chiedo. E noi abbiamo rilevato questo comportamento, per esempio in Pakistan. Ma vi dirò di più su questo. Quindi in questo modo, per il censore, questa qua è utilizzata tantissimo praticamente dappertutto, perché è molto economica per il censore, deve soltanto ordinarlo al fornitore di accesso ad internet, che, per il quale il carico di lavoro non è eccessivo. Data una lista di domini, è molto facile per loro aggiornarla. Tra l'altro stanno facendo una cosa che non era prevista dalle specifiche tecniche del DNS, quindi è proprio tecnicamente sbagliato quello là che stanno facendo. E ha creato anche dei problemi che si sono visti in passato. Comunque, andando oltre, quindi proprio perché è anche facile però aggirare questo problema, tra l'altro non è che l'hanno risolto del tutto, nel senso che bloccando a livello di DNS, quello là che blocco è il nome di dominio, cioè www.google.com, ma non vado a bloccare la specifica pagina, perché poi voi conoscete gli indirizzi, cioè barra bla bla bla, barra bla bla bla, abbiamo visto quella parte di path, di percorso, che specifica su quel computer quale particolare pagina devo andare a prendere. Allora magari su un sito c'è una sola pagina che secondo qualche governo dovrebbe essere irraggiungibile o vietata, però quella è costretta a bloccare tutto quanto il sito. Pensate a un sito che si chiama Twitter. Di Twitter c'ho... Gli utenti vengono distinti in base alla seconda parte dell'indirizzo, cioè in base al percorso. E se io blocco Twitter, ho bloccato tutti quanti gli utenti del mondo. E non è quello che normalmente vorrebbero fare i governi che vogliono bloccare alcune minime informazioni. Non vogliono far arrabbiare troppo la gente, perché sennò poi si ribella. Uno se ne accorge, due forse si lamenta quando va a sfrugliare delle cose che gli servono. Allora che cosa hanno fatto? Hanno rifinito ancora di più il tipo di censura e
agisce sull'intera URL, cioè sull'intero indirizzo che devo mettere. E quindi questa è quella là, se volete, più precisa al momento, perché prende l'esatta pagina che vuole bloccare. E questo succede perché ci sono, per esempio, uno dei modi per realizzarlo, questo tipo di censura, è avere dei dispositivi intermedi dentro all'ISP, dentro ai router che si trovano alla frontiera tra i due paesi, dei dispositivi che leggono il traffico che passa e controllano questa URL. Se è una URL che è approvata, passa e quindi la comunicazione arriva fino alla destinazione e torna indietro, altrimenti rispondono prima, rispondono interrompendo la comunicazione oppure dando una risposta falsa con una pagina di blocco, creando un errore. Quindi di fatto bloccano la comunicazione e quindi di fatto censurano il contenuto. Che cosa succede però? Questo qui è preciso, però richiede molte risorse, perché l'informazione su quale esatta pagina web andare a prendere sta un po' più in profondità dentro al pacchetto. Abbiamo visto c'è prima IP, poi c'è TCP, poi c'è HTTP. Lì c'è questa informazione. Ogni protocollo si segna le cose che gli servono. HTTP sta più dentro. E quindi significa che i dispositivi che vanno a leggere queste informazioni sono più complicati e non erano specializzati per far passare i pacchetti. Questo era un compito che si svolge con i protocolli precedenti. I router che sono veloci e già disponibili, già funzionano, già ce l'hanno questa funzionalità di andare ad analizzare questa informazione. Non la vedono quella là sul percorso, vedono quella là sull'indirizzo numerico. Allora significa che i dispositivi che devono andare ad approfondire e andare a guardare questa URL, l'intera URL, sono più costosi e richiedono più risorse per analizzare il traffico, quindi sono limitati anche nella quantità di traffico che possono analizzare. Quindi se stanno, come dicevamo, sulla frontiera di un paese, si devono andare a leggere tutti quanti i pacchetti di tutte quante le comunicazioni che attraversano la frontiera, andate e ritorno. Quindi potete immaginare che diventa costosa come cosa e ha problemi di prestazione. Allora che cosa si sono inventati? L'hanno fatto in due stadi. Il primo stadio funziona come DNS, la redirezione tramite DNS che abbiamo descritto prima. Cioè quando vado a fare la traduzione abbiamo due tipi di domini, quelli là per cui è tutto a posto e quelli là che potrebbero avere delle pagine bloccate, da bloccare. E quindi che cosa succede? Allora, quando il dominio è a posto funziona come quando non c'è censura, cioè mi dà l'indirizzo numerico vero e io accedo alla risorsa. Quando per lui il nome di dominio, per il censore il nome di dominio è tra quelli là sospetti, cioè tra quelli là che hanno delle risorse che devono essere bloccate, non vado a vedere la URL, ma gli rispondo un indirizzo numerico sbagliato, che è quello là del server che si occupa di andare a vedere tutta l'intera URL. Che cosa succede? Che soltanto una piccola frazione delle comunicazioni devono passare per questo server che abbiamo detto richiede maggiori elaborazioni, mentre tutto quanto il resto può passare. In questo modo, in due stadi, però vedete come inizia a diventare più complicato il sistema. E quindi in questo modo hanno migliorato un po' la situazione ed è qualcosa di simile che succede anche in Cina. Ma c'è qualcosa ancora di più. Tutte queste tecniche funzionano quando il censore già sa qual è l'indirizzo numerico del server dove è ospitato il contenuto, quando conosce il nome simbolico di queste macchine, quando conosce l'indirizzo della risorsa che vuole censurare, ma a volte abbiamo visto semplicemente delle parole chiave sono il grilletto che fa scattare la censura. E come funziona praticamente questo? Il dispositivo che deve decidere se un pacchetto deve passare o meno deve andarsi a leggere l'intero pacchetto. Quindi non si ferma alle informazioni accessorie che stanno messe davanti, ma deve andare in profondità, quindi è quello là che ha dei costi maggiori in termini di calcolo. Però quello che fa, quindi gli ho messo gli occhiali perché deve guardare meglio,
Quello là che succede, questi dispositivi intermedi devono analizzare in dettaglio il traffico e decidere ancora una volta se interrompere la comunicazione. Questo può avvenire per esempio in due passi. Per esempio, questo dispositivo che analizza il traffico può essere un dispositivo che comanda ad altri più semplici, quelli là che gestiscono soltanto gli indirizzi numerici, di bloccare, in modo che possano utilizzare le prestazioni dei dispositivi più veloci, però comandati con l'intelligenza di questi altri che hanno la capacità di approfondire. Allora rendetevi conto, tutto quanto il traffico che passa viene analizzato fino nell'ultimo dettaglio. Quindi se non utilizzate degli accorgimenti, tutto il traffico che generate e ricevete è sotto sorveglianza. Allora, ci sono alcuni problemi nel rilevare queste tecniche. Innanzitutto, le informazioni che sono bloccate cambiano da nazione a nazione, ma non solo, possono cambiare addirittura da regione a regione all'interno delle nazioni, perché i diversi ISP possono avere tempi diversi o tecnologie diverse per applicare la censura. Tra l'altro queste cose abbiamo visto che cambiano nel tempo, perché è una corsa agli armamenti. Abbiamo visto, se si può aggirare semplicemente in un modo la censura, si trova un modo per evitare quello, oppure se diventa troppo evidente, fa troppo rumore, allora si trova un modo per essere meno invasivi, per essere meno visibili come censori e così via. Quindi queste cose cambiano. E poi, come è stato già anticipato, abbiamo bisogno per rilevarle di avere qualcuno dall'interno della rete censurata che fa le prove, ma non basta, abbiamo bisogno di qualcuno all'esterno della rete censurata che fa le stesse prove, in modo che possiamo distinguere i problemi di rete, i problemi tecnici, gli errori dovuti effettivamente a dei guasti, distinguerli da guasti intenzionali, dalla censura. E in più ci sono alcuni casi di censura che sono di per sé difficili da rilevare tecnicamente, tra cui quella che dicevamo dell'autocensura, in cui nessuno gliel'ha detto agli fornitori di accesso di fare dei blocchi, ma lo fanno un po' preventivamente, un po' per compiacenza, perché non vogliono inimicarsi i governi. Oppure l'utente, sentendosi sotto sorveglianza, c'è questo meccanismo psicologico per cui tende a non usare più le parole o gli argomenti che sa che sono problematici. Nel frattempo vi dico, cosa succedeva per esempio? Con Google, quello che succedeva, c'è stato un periodo in cui le ricerche su Google venivano semplicemente rallentate, il sito diventava praticamente inusabile perché era troppo lento in Cina, quindi non c'era una censura forte, chiara, diventava talmente pesante utilizzare quel servizio che, guarda caso, ce n'era un altro equivalente, ma tutto cinese, controllato dal governo, che era veloce, rispondeva, più o meno faceva il suo mestiere, uso quello, io utente. Quindi è una forma di censura molto sottile, che è difficile da rilevare, è difficile da dimostrare. E questo qua è tra i nostri futuri lavori, ci stiamo attrezzando per capire anche questo. E un altro problema è che gli errori che si verificano dal punto di vista dell'utente sono molto simili, e sono simili a dei guasti tecnici, quindi questo è un altro problema da rilevare. Nel nostro percorso a ostacoli ne abbiamo rilevate tanti di buche in cui si va a finire, e alcune sono praticamente le stesse, cioè o scade il tempo concesso per la connessione, o arriva un messaggio di errore esplicito e così via. E in questo schema non si mostrava quello là che abbiamo visto, Tom Skype, la versione taroccata di Skype che vi sorveglia, che non si trova all'interno della rete, la censura, ma si trova addirittura direttamente sul PC di chi sta usando il programma. Oppure quell'altra pure antipatica, il lato server, in cui non succede niente all'interno della rete, ma è lo stesso proprietario del sito web che decide di eliminare dei contenuti, e noi questo non lo rileviamo dalla rete, a meno che non stiamo continuamente a verificare che cosa sta succedendo. E questa è una delle tecniche che viene usata. Io sto continuamente a guardare Facebook per vedere quando un post che c'era prima viene all'improvviso sparisce senza sapere perché.
E tra l'altro tutto questo discorso che vi ho fatto sui meccanismi della censura sono importanti perché si ripercuotono non solo su come la rileviamo, ma anche su come la possiamo aggirare. Quindi ci sono le tecniche di elusione della censura che variano da quelle là che vi sono state anticipate, tipo usare delle reti private virtuali, dei VPN, dei proxy, oppure delle applicazioni come Tor che garantiscono l'anonimato quando si naviga, perché normalmente quando navigate voi ci avete il vostro indirizzo numerico, il vostro numero di telefono che il vostro fornitore di accesso a internet può collegare alla vostra utenza, quindi in qualsiasi momento voi siete rintracciabili su internet, in realtà voi siete rintracciati su internet. Quindi allora, il nostro progetto è volto proprio a cercare di capire tutti in quel percorso a ostacoli che cosa è andato storto, dove e perché. E quindi abbiamo realizzato questo client e questa infrastruttura, che è quella là che avete visto prima. E quindi le varie componenti, come vi sono state anticipate, sono i client, che è del software che scaricate e installate e rimane lì sullo sfondo a provare di accedere a delle liste di risorse. Le liste di risorse vengono create dinamicamente a mano di come evolve la nostra conoscenza sullo stato della censura. Diciamo anche ai client che cosa provare a vedere, se da loro funziona o no. E quindi gli facciamo provare sia qualcosa che noi crediamo sia bloccato nel loro paese, e sia qualcosa che noi crediamo non sia bloccato nel loro paese, però lo stiamo provando pure dall'altro lato di quel muro, di quel confine. Quindi vogliamo vedere contemporaneamente che cosa sta succedendo, da un lato e dall'altro, così possiamo dire, ok, da qua è accessibile da fuori, soltanto da dentro non è accessibile, c'è qualcosa di strano, e così via. Questo ragionamento che fa il sistema è un ragionamento ciclico, quindi si procura, a parte da Erdict, ci sono anche altri siti simili che cercano di monitorare, di controllare la censura, quindi recuperiamo in vari modi delle risorse, la lista di risorse che supponiamo bloccate in qualche paese. Dopodiché decidiamo come le dobbiamo provare dai diversi client e diamo questa informazione ai client. I client, quando vogliono, quando possono, fanno la loro prova e ci restituiscono quello là che vedono dal loro punto di vista. Noi raccogliamo, questo qua il reporting, noi raccogliamo tutte queste informazioni e ci facciamo dei test sopra. Cerchiamo di capire da quello là che si vede tutto intorno che cosa sta succedendo. E dopodiché, da questi risultati, riaggiorniamo la nostra conoscenza dello stato della censura. E quindi si ricomincia per un altro ciclo. In particolare, di quello là che abbiamo visto, è importante come raccogliamo le prove di quello che sta succedendo e poi come ci ragioniamo sopra. Allora, le prove che stiamo facendo adesso riguardano la connettività, quindi in questo modo noi riusciamo a vedere se c'è un blocco di tipo indirizzi numerici, quello là più semplice. Facciamo delle prove di risoluzione di indirizzi risoluzione dei nomi, quindi verifichiamo il DNS come sta funzionando, che risposte ci dà, e poi proviamo ad accedere veramente alla risorsa, come se l'utente stesse cercando di vedere quella pagina web. E l'altra fase, quindi, raccogliendo tutte queste informazioni, cerchiamo di farlo ragionare il sistema e dedurre se c'è il filtro sull'IP, se c'è manomissione delle risposte DNS, ci sono diversi modi per farlo, cerchiamo di capire anche qual è il modo, e cerchiamo di capire se c'è il blocco sull'intera URL. Poi ci sono altre cose che cerchiamo di capire, localizzare dove si trova il dispositivo che fa la censura, e cerchiamo di capire se fanno anche delle manomissioni sul contenuto, perché è un'altra delle possibilità. Abbiamo visto il blocco per parola chiave, una volta che un dispositivo si va a leggere tutto il contenuto del pacchetto e riesce a riconoscere delle parole chiave, lì può anche cambiarle, può anche toglierle, quindi proprio una censura molto pratica. No, non c'è nessuna legge che vieta questo, purtroppo. Sì, è incredibile. Questa è la,
Questa sarebbe la network neutrality, cioè chi trasporta le informazioni non dovrebbe metterci le mani dentro, per esempio. Non c'è una legge da nessuna parte, tra l'altro considerate che internet si basa su degli standard tecnici che sono stati il risultato di discussioni tra tecnici ed esperti in generale, e sono degli accordi così, non ci sono delle leggi che dicono il protocollo IP funziona in questo modo, è un accordo tecnico. Cioè, se io lo faccio in modo diverso, non funziona. E per dire, oh, ho fatto un miglioramento, secondo me funziona meglio così, allora ci sarà gente che lo approva, dice, ah sì, pure secondo me, allora facciamo che si può fare anche in questo modo, e così via. Cioè, tutta quanto una discussione, una ricerca attiva in questo, tuttora l'Internet Engineering Task Force, IETF, è uno degli enti, che è un'organizzazione a cui potete iscrivervi anche voi e partecipare alle discussioni, avvengono soprattutto attraverso email alla fine, e ci sono delle conferenze di solito in America dove andare. Quindi questa è una cosa interessantissima, non ci sono leggi, e questa è stata una fortuna, perché se le dovevano definire secondo le leggi, i procedimenti per definire le leggi, insomma, chissà se funzionava pure, ma sicuramente non in questi tempi. Quindi, no, non c'è una legge che dice che questo no, non può essere fatto. Poi, tra l'altro, le leggi le fanno i governi, quindi ciascun governo poi decide per il suo territorio come regolarsi. E quindi ci sono alcune forme di blocco che sono totalmente legali. Vado velocemente, alcuni dei risultati. Per esempio, per quanto riguarda il blocco dei DNS, è una cosa utilizzata tantissimo, è stata decretata ufficialmente come un sistema dall'Unione Europea per bloccare i siti di pedopornografia e così via. Hanno detto che per loro va bene così. Il blocco del DNS, noi abbiamo visto che c'ha dei grossi problemi perché blocca siti interi. Hanno detto che loro no, è giusto, perché di solito se qualche sito ha qualche pagina illegale, allora è tutto il sito che è illegale. Praticamente è scritto questo. Comunque, noi raccogliamo queste informazioni e facciamo dei test sia localmente per vedere se con altri resolver è possibile avere le informazioni giuste, e poi comparandole con le informazioni che otteniamo dall'esterno della rete censurata. E vi faccio vedere una cosa per l'Italia. Allora, questo qua è un grafico, vi spiego come funziona. Negli ellissi ci sono dei nomi di dominio, ok? Ma a farla apposta sono tutti quanti dei siti di scommesse. Le frecce rosse e blu sono la traduzione di quei nomi di dominio in indirizzi IP. Gli indirizzi IP sono le scatoline, sono i rettangoli. Lì dentro sono gli indirizzi numerici. Okay? Allora, quello che abbiamo rilevato utilizzando il nostro sistema è che in Italia ci sono degli indirizzi, l'Italia è quella là in rosso, quindi le traduzioni fatte dall'Italia sono quelle là, dai cerchietti, vanno a finire stranamente tutti quanti su un solo indirizzo IP. Hanno tutti quanti, sono ospitate secondo il sistema DNS dei provider italiani, tutti questi siti di scommesse esteri che stanno sparsi in tutto il mondo sono ospitati, guarda, manca a farla apposta, su un solo computer con questo indirizzo. La cosa strana è che facendo le stesse richieste dall'esterno, per esempio quello in blu era dall'America, vediamo che ciascuno di questi siti ha il suo bravo indirizzo IP in reti completamente diverse per i fatti loro. Qual è il fatto? Il fatto è semplice. Vi faccio uno zoom su un angolino, ne prendiamo uno l'ho scelto a caso, stava in alto, era comodo da mostrare. Quindi, vedete, quello viene tradotto in un indirizzo negli Stati Uniti e in un altro in Italia. Se andiamo a vedere cosa ci sta a quell'indirizzo, è negli Stati Uniti c'è il suo sito di scommesse online, e in Italia noi vediamo questo, che l'autorità dei monopoli ha detto che quel sito è illegale, perché non rispetta i criteri delle leggi italiane, perché non paga le tasse che dovrebbe pagare per la concessione e così via. Quindi vedete, questo qua è una cosa... è legale, c'è una lista, quindi noi abbiamo verificato che effettivamente apparteneva a quella lista di siti bloccati. Non è molto aggiornata quella lista, quindi uno dei motivi per cui è importante fare il monitoraggio è vedere quando vengono create queste liste di cattivi, se queste liste vengono aggiornate, se c'è qualcuno che non dovrebbe stare in quella lista, se vengono tolte e così via. Vado molto velocemente, abbiamo fatto dei test
dei controlli anche per le altre ricerche di prove che facciamo, e abbiamo trovato che effettivamente, per esempio, avevamo, tramite una piattaforma distribuita in tutto il mondo, Planet Lab si chiama, è una piattaforma a disposizione dei ricercatori, come università noi possiamo usarla. Quindi avevamo dei computer in Cina, ci abbiamo fatto girare l'equivalente dei nostri test e abbiamo effettivamente visto che c'è il blocco per alcune URL e non è, il contenuto non è raggiungibile. Quindi anche in questo caso ha funzionato. E poi abbiamo detto che ci sono delle tecnologie per aggirare la censura. Una di quelle abbiamo detto Tor. Tor è come se fosse una rete... si basa sulla crittografia, quindi tutti quanti i messaggi che vengono scambiati attraverso questa applicazione non sono leggibili dai censori, e anche il modo con cui i messaggi passano da un dispositivo all'altro è fatto in modo che è estremamente difficile, se non impossibile, capire chi ha mandato cosa a chi. Io posso vedere, è molto interessante, Tor, ricordatelo, quindi ne possiamo parlare poi alle riunioni del NALUG se vi va. Comunque, Tor, questa applicazione che può essere usata per aggirare la censura, è bloccata in alcune nazioni e si blocca in tutta una serie di modi, cioè praticamente ci sono tutte le tecniche di censura vengono adottate per bloccare Tor. Sì, viene bloccata a livello DNS, viene bloccata a livello TCP, perché questa applicazione funziona utilizzando dei particolari dei server, quindi questi server hanno degli indirizzi fisici a loro volta, attraverso cui bisogna passare. Mo blocco uno, blocco un altro, Tor è fatto in modo da poter raggiungere continuamente di questi server, e quindi i censori cercano di andare appresso appresso a inseguire queste liste di nuovi server. Tra l'altro, se volete contribuire, uno dei modi per contribuire a questa rete è aumentare la sicurezza di chi la usa, è quella di aggiungere nuovi indirizzi che possono essere sorgente, destinatario, tramite di queste comunicazioni private e così via. Viene bloccato a tutti i livelli. Questa qua, giusto per finire, è una delle schermate che è il prototipo che stiamo è in funzione effettivamente. Quindi noi abbiamo una visione di alcuni pochi paesi in cui abbiamo già dei client che fanno le misure, e noi le vediamo in tempo reale, nel giro di pochi minuti, i risultati delle misure che fanno. E quindi possiamo vedere, ne abbiamo pochi per ora negli Stati Uniti, in Italia, qualcuno in Finlandia, in Uganda, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Stiamo adesso ricevendo i dati, questa è una primizia, insomma, pigliata ieri notte per l'esattezza. E già funziona, nel senso che ci mostra dei dati reali che sono raccolti in tempo reale dalle nostre sonde, cliccando su un paese abbiamo il dettaglio per quel paese, quindi vedete per esempio per gli Stati Uniti avevamo più misure, quindi vi posso mostrare, vedete per giorni le URL che sono accessibili e non accessibili, la percentuale e così via. Insomma, questo qua è giusto un esempio di quello che stiamo iniziando a fare con queste informazioni. E quindi è una cosa molto... di base adesso, però funziona, e tutto quel ciclo che vi ho descritto sta funzionando veramente. Cioè, c'è la raccolta di informazioni, la passiamo alle sonde, le sonde fanno le misure, ce le restituiscono, noi ci ragioniamo sopra, mostriamo i risultati e in base a quello là che capiamo modifichiamo come le sonde, cosa devono andare a vedere. Ok? Quindi insomma abbiamo iniziato, sta funzionando. E presto cercheremo volontari che ci possano aiutare, soprattutto se avete conoscenze o contatti diretti in paesi esteri, perché è per contatto diretto soprattutto adesso che parliamo con chi ci può aiutare, cerchiamo di capire con loro se è rischioso o meno, perché in alcuni paesi lo è, abbiamo visto, e se non è rischioso gli chiediamo di mettere in esecuzione questo programmino e poi li terremo informati. Grazie per l'attenzione, qua ci sono alcuni riferimenti se ne volete sapere di più, alcuni sono accademici, c'è un'intera lista di lavori scientifici sulla censura, e grazie.
Bene, grazie mille, ingegner Aceto. Io vi chiedo scusa, noi siamo in un ritardo madornale. Per le domande penso che insomma potrete rivolgervi a lui durante il coffee break, che inizia adesso e finisce alle 12.15, orientativamente. Va bene? Grazie mille.